La mia prima domanda verte intorno a quelle che sono state le trasmissioni radio di cui ti sei occupato, prima Proxy Bar, poi Mutazioni Digitali e infine Conversational. Queste trasmissioni erano un modo per fare divulgazione o per imparare? Soprattutto imparare. In tutti questi anni credo che si sia capito abbastanza bene quali sono i veri innovatori, quali sono le persone che hanno una visione del futuro. Dal punto di vista del networking è stato fondamentale perché ho potuto conoscere di persona in studio o magari anche solo per telefono, persone che veramente riescono a dirti quello che sta succedendo senza dover essere dei consulenti da strapazzo, senza essere, diciamo, dei marchettari, come si dice. Qual è veramente l'atmosfera che si respira, insomma, per quello che riguarda l'utilizzo di social media a un livello superiore? È evidente che in questo momento la situazione è drogata dalla circostanza che è facile vendere alle aziende servizi relativi all'uso dei social media perfettamente inutili, ma che si vendono facilmente in questo momento all'interno delle aziende. Cioè, la grande maggioranza sono persone che si fanno concorrenza sul prezzo per gestire un'attività banale e mandando poi un messaggio fuorviante che è quello secondo cui con i social media si riesce a fare comunicazione a costo zero. Internet è destinata a diventare la piattaforma unica anche della comunicazione di massa perché tutte queste catene verticali, radio, giornali, televisioni che per anni hanno tenuto in piedi la comunicazione di massa, tendenzialmente si riveleranno meno cost effective. Quindi, secondo te, per cambiare la situazione di questo quadro che hai descritto, saranno i consumatori a spingere i produttori o il contrario? Tante delle cose che non vanno anche in Italia, per esempio il fatto che quando tu acquisti un Blu-ray e lo metti nel tuo lettore Blu-ray, che potrebbe collegarsi a internet e tranquillamente mettere in concorrenza il contenuto del film con ciò che sta su internet, invece il lettore Blu-ray è studiato per fare in modo che ci si colleghi sia alla rete, ma per scaricare solo i contenuti desiderati, tra virgolette, dalla major che ha prodotto il Blu-ray. Insomma, il vero ostacolo è semplicemente una questione di conoscenza, di digital divide culturale, finché la stragrande maggioranza degli italiani sceglierà quello che vuole vedere sulla base dell'ordine dei canali che sta sul telecomando, non ci sarà Connected TV che tenga. Finché non supereremo questa fase di transizione in cui tutti cercano di tirar fuori qualche spiccio senza avere in testa un vero modello di business che nasce solo dallo stravolgimento dell'ecosistema, ovviamente, ancora non ci sarà nel mondo dell'industria la sufficiente motivazione a dare il là verso questo cambiamento. Si può benissimo iniziare a provare a fare un discorso di accesso neutrale ai contenuti su tutte le piattaforme, perché col desktop del computer io posso vedere qualsiasi cosa e col televisore no. In fondo sono entrambi collegati a internet. I produttori di device si stanno organizzando per portare internet in TV con i soliti approcci chiusi. Cosa ne pensi invece dell'idea di appificare la televisione come ha fatto iTunes con le app per iPhone? Le app sono il modo. Se l'app è congegnata in modo molto valido per dare nuovo valore, quindi costruire nuove catene, nuovi ecosistemi. Secondo te sarà possibile in futuro arrivare a un concetto di stumble upon per la TV? Lo stumble upon è esattamente quel momento di gioia, di serendipity, in cui nel corso della nostra giornata, e indipendentemente dal fatto di essere a casa davanti alla TV, ci imbattiamo in qualcosa che è esattamente quello che noi neanche sapevamo di voler vedere, ma in quel momento va bene. E questa magia su cui si può costruire qualcosa veramente, e che è la vera grande innovazione, è una magia che non può prescindere dal fatto di conoscere perfettamente l'utente, le sue abitudini, quello che fa quando ha acceso il telefono, eccetera. E qui ovviamente è affollatissima la schiera di quelli che pretendono di fare questo mestiere, cioè di conoscere perfettamente la digital identity dell'utente in modo da costruirgli intorno questa sorta di palinsesto, non palinsesto, stupefacente perché la persona è felice di subirla. Ci sono gli over the top come Google che vogliono fare questo a un certo livello superficiale, ma l'hanno sempre fatto molto bene. Ci sono i telco che possono conoscere l'utente anche più profondamente, ma ci sono dei problemi di privacy, quindi ci vuole l'accordo chiaramente dell'utente per avere questo in cambio. Ma la verità è che si sta sottovalutando il ruolo degli amici degli utenti. Sono loro che conoscono meravigliosamente gli utenti. Quindi tu immagini un approccio di tipo proprio umanistico a questo aspetto? C'è bisogno di una profonda conoscenza,
umanistica in questa fase per cogliere, no, questo passaggio. E quindi ancora una volta una ricerca di socialità, di affinità, di complicità, che è veramente quella cosa inafferrabile che i social media ci stanno regalando oggi e che la televisione, aggregandoci tutti educatamente davanti a un teleschermo, per anni ci ha negato. Della TV fra 5 anni avrà ancora un palinsesto? I palinsesti. Beh, la televisione, come ho detto, continuerà, la televisione alimentata dalle vecchie catene, diciamo, verticalmente integrate, continuerà ad esistere nella misura in cui sarà capace di essere ancora efficiente economicamente. Come si colloca la libertà di informazione? Oggi come oggi il problema è un altro, è che alle persone non interessa sapere quello che succede nel paese reale finché tu sei capace di dare una rappresentazione parallela di quello che succede nel paese. E quindi il vero problema è che le persone progressivamente devono capire tutti i limiti di un ecosistema dei media che intermedia tra realtà e finzione. Ok? Cioè, è un discorso di educazione all'uso dei media. Qual è la domanda che non ti viene mai fatta, ma vorresti che ti venisse fatta? È tanto importante, questa sarebbe la domanda, è tanto importante che sopravviva la televisione, è tanto importante che sopravvivano i giornali, è tanto importante che sopravviva la radio. La domanda che mi viene sempre fatta è: moriranno prima i libri o i giornali? Quando morirà la televisione? Perché uno fa la domanda sperando poi nella propria testa di poter fare un titolo di giornale. Ok? Ma se ci facciamo sempre distrarre dall'esigenza di fare titoli di giornale, perdiamo, diciamo, l'onestà intellettuale. È apparsa una cosa che nessuno poteva immaginare quando io avevo 10 anni, cioè internet. Almeno nessuno di noi, poi qualcuno ce l'aveva in testa in realtà. Ecco, quindi non preoccupiamoci di questo futuro in cui non ci sarà la televisione, non ci sarà la radio, no? Occupiamoci di cose più importanti.